Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Scusatemi, mi stavo sistemando un attimo che stavo cadendo. Qualcuno di voi si è dimostrato curioso di conoscere le mie reali emozioni durante il mio primo giorno di università. È una situazione un po' particolare quando ti siedi di nuovo ad un banco del primo anno, quando hai già una laurea e comunque hai all'incirca 5 anni di differenza con tutte le persone che ti circondano. Premessa ovvia, cercherò di essere il più sincera possibile. La mattina del mio primo giorno alla facoltà di odontoiatria sono arrivata in ritardo. Tu dici benissimo, un ottimo inizio, proprio. Però devo dire la verità, nel mio caso questo è stato un vantaggio. Adesso che ci ripenso dico meglio così. Perché quando io mi sono seduta a quel tavolino, tipo passando davanti al professore in questo modo, tipo, facciamoci riconoscere fin da subito, non ho iniziato a guardarmi intorno perché la mia prima preoccupazione è stata, oddio, devo capire di che cosa sta parlando, non posso perdermi già subito alla prima lezione, devo cercare di capire. E dal momento in cui mi sono un attimino rilassata per il ritardo, ho iniziato a guardarmi intorno. Mi sono sentita parecchio male, mi sentivo fuori luogo, mi aspettavo di vedere delle sostanziali differenze e vi dico la verità, le ho trovate. Continuavo a guardare le ragazze, i ragazzi e obiettivamente cercavo dei dettagli che mi confermassero la loro giovane età. Dopo un paio d'ore di lezione, non mi ricordo quale fosse il secondo corso, però ad un certo punto sono uscita dall'aula. E ho mandato un messaggio al mio ragazzo dicendo mi sento male perché sono tutti più piccoli, mi sento fuori luogo. La mia paura, la mia priorità più grande era quella di non apparire una persona nulla facente, non tanto vecchia, però appunto nulla facente, non intelligente o comunque che in qualche modo il mio assetto culturale della mia istruzione potesse essere messo in discussione dalla mia età e dal mio essere lì ad un'età diversa rispetto alla loro. In questi termini io mi sentivo quasi minacciata ai primi giorni da queste persone. Infatti, già il secondo giorno sulla metropolitana mi rendevo conto che dentro di me sentivo non ci voglio tornare in questo posto. E dentro di me sapevo anche che non avrei voluto affrontare un'altra facoltà in cui passavo molto tempo a casa, cioè sentivo di volerla comunque vivere. Mi sono detta voglio dare questa seconda possibilità alla mia vita e voglio vivermela a pieno. Quindi se lo faccio non posso mettere il carro davanti ai buoi e dire sì, ok, lo faccio, ma lo faccio da casa mia. No, non esiste perché a quel punto mi sarei tenuta la mia laurea di prima e tutto quanto. Questa cosa l'ho pensata per un mesetto buono. Infatti, durante i primi contatti con i miei compagni, io comunque mi sono sempre un po' dimostrata più timida e riservata della mia reale natura. Normalmente non mi capita di sentirmi imbarazzata davanti a una persona nuova. Questo è stato uno dei pochissimi casi nella mia vita in cui io avevo paura di fare amicizia con queste persone. Questo però in realtà è un problema che poi si è diluito nel tempo. Ho iniziato a parlare un po' a tutti quanti della mia situazione, a mostrarmi disponibile, a proporre tra l'altro il discorso del gruppo Sbobine, che secondo me ha aiutato molto per dire ok, sì, è vero, sono più grande, magari ho una storia un po' diversa rispetto alla tua, però io non sono qui per danneggiarti e tantomeno non sono qui per menarmela perché io sono un laureato e tu no, quindi sono qui per imparare le stesse cose che stai facendo tu, per impegnarmi allo stesso modo in cui ti vuoi impegnare tu, eccetera. Per cui questo espediente del creare il gruppo Sbobine per me è stato molto utile perché mi ha permesso di aprirmi, di poterli contattare anche privatamente, con un tipo di approccio diverso. Ad un certo punto non mi sentivo più una persona estranea, mi sentivo percepita appunto come la persona che coordina questa cosa, quindi di per sé una persona normale che fa cose con noi come tutti, insomma. Ho trovato altri laureati, altri ragazzi che sono usciti dalle superiori, altri ancora che magari avevano fatto delle esperienze lavorative e poi avevano deciso di entrare all'università con un tipo di bagaglio differente. A poco ho iniziato a rendermi conto che anche le persone intorno a me avevano delle storie. Un altro discorso che un po' lamentavo in quel messaggio, adesso un po' anche a pensarci mi viene da ridere, ma era il fatto che io ero entrata in quell'aula e non avevo visto tutti i punti di riferimento belli che avevo nella mia vecchia università. Anche semplicemente vedere la mia amica che arrivava prestissimo e metteva la valigia al primo banco e tutti gli altri personaggi che c'erano in università, quelli che ci facevano ridere, quelli che ci facevano spettegolare, quelli che riempivano la nostra quotidianità con i miei amici vecchi. Quando io non li ho più trovati in aula, paradossalmente per me è stato, tra virgolette, un piccolo crollo, perché mi mancavano tantissimo, erano per me dei punti di riferimento e dentro di me io mi sono detta, ok,
qualsiasi cosa sia questo tipo di nuova realtà, io mai più incontrerò i miei amici. Mi sono proprio sentita triste, come fosse finita un'epoca. Più avanti questo discorso si è diluito completamente, perché adesso non mi sento in colpa di niente, anzi un'esperienza non esclude l'altra, eccetera. È semplicemente una vita che va avanti. Persone nuove non tolgono niente al mio bagaglio precedente, esperienze nuove non tolgono nulla a tutto quello che io ho fatto precedentemente nella mia vita. Tra l'altro, una delle cose che più mi ha dato felicità in assoluto è stata che non c'è mai stato un amico che mi abbia detto: stai sbagliando, stai facendo una cosa stupida o mi sento offeso da questa cosa. Magari sai, scegli di andare a fare qualcos'altro, implicitamente magari stai dicendo che la mia cosa è meno importante o comunque non ti piace o sminuisci il nostro rapporto. Più pensavo tutte queste cose, in realtà poi mi sono accorta che tutti i miei amici hanno avuto parole positive, parole di incoraggiamento, mi facevano domande incuriositi oppure mi chiedevano di nuovo: ma vieni a partecipare alla mia laurea piuttosto che vienimi a trovare, ti ospito, stiamo insieme, raccontami tutto quello che fai. Ma sono stata sinceramente grata ai miei amici per questa cosa. Quindi, per tutte quelle persone che mi hanno chiesto nei commenti se sono stata giudicata dai miei amici o dalle persone intorno a me per la mia scelta, assolutamente no. Ci sarà sempre la persona che ti dirà: stai sbagliando. Anche quando sei convinto di fare la cosa più giusta del mondo, anche quando ovviamente dici: cavolo, cioè, è lampante che io sono mosso da motivazioni positive, è lampante il mio impegno in tutto questo, perché dovresti smontarmi? Ci sarà sempre qualcuno che arriverà a smontarti la cosa perché è invidioso o perché non capisce il tuo punto di vista, però l'unica cosa importante è il tuo punto di vista. Sono tutte cose che a me personalmente entrano da una parte e escono dall'altra, perché anch'io, come tutte le altre persone, ho una storia. Quindi questa cosa, a prescindere dalle motivazioni, penso meriti rispetto sempre. Dimostrando a queste persone che non mi curo di questi commenti, faccio un grande atto di rispetto nei confronti di me stessa. Io la vedo in questo modo. Quindi tutto questo per dirvi che alla fine è vero che sei contento durante il primo giorno, però il cambiamento è radicale, per cui è normale anche sentirsi spiazzati. La verità sul mio primo giorno è che è stato contemporaneamente molto bello ma anche molto brutto. Ma questa è una cosa normale perché stai facendo una cosa nuova, ti stai buttando in un'avventura senza il paracadute e non sai dove stai andando a parare, sai quello che lasci, non sai quello che trovi. E questa è una cosa normalissima e qualsiasi tipo di emozione relativa al vostro primo giorno sarà sicuramente un'emozione falsa, soprattutto se è un'emozione negativa, perché è il momento in cui ti scontri con tutte le paure, con tutte le cose che magari ti aspettavi ma che ti assalgono dal punto di vista emotivo, tutti i dubbi, tutte le cose sbagliate che ci sono. E sono dei sentimenti normali, ma al contempo sono anche da allontanare completamente perché vi possono distogliere dal vostro vero, reale obiettivo per cui avete deciso di fare questo passo. Vorrei che dopo questo racconto andaste a casa come se foste fisicamente qui, insomma. Voglio, insomma, che chiudiate il video con la consapevolezza che ci sono persone che tutta la vita aspettano di fare un primo passo che sconvolgerà i loro piani. La paura delle emozioni che può comportare quel passo non vi può condizionare nel non farlo. Se sentite questo bisogno, se sentite di volerlo fare, fatelo, senza paura di arrivare sul punto e di avere delle emozioni negative, perché le emozioni negative ci saranno. E vi dico anche un'altra cosa: non ci saranno solo il vostro primo giorno effettivo, saranno anche il giorno dopo e magari al vostro primo esame e magari quando ne farete la metà e vedrete che, oh mio Dio, c'è questa cosa che non mi piace, come faccio? Non riesco a superarla. L'ostacolo ci sarà sempre, il dubbio ci sarà sempre. E quello che vi voglio trasmettere è comunque l'idea di un cambiamento che sì, può essere sconvolgente, ma è strapositivo. E io su questo non smetterò mai di dirlo abbastanza. Infatti mi dispiace quando le persone mi scrivono nei commenti: vorrei avere la stessa forza, soffro al pensiero che tu magari lo stai facendo, ne stai parlando bene e io non ho il coraggio di farlo. Perché dovete trovare il coraggio di farlo. Io per oggi ho finito di fare il motivational speaker della situazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver risposto ad alcune delle vostre domande, di aver fatto un video simpatico, insomma, di avere condiviso qualcosina in più con voi. E lo sapete che io non so mai come chiudere i video, li chiudo sempre uguali, ma è vero, io vi aspetto effettivamente ad un prossimo video, quindi ciao!